Qui leggiamo le stesse cose appena spiegate nel video precedente. Questo è lo schema di un frigorifero, 2 è la valvola di espansione, 4 è il compressore, 1 è la serpentina esterna e 3 è la serpentina interna. Il colore blu-azzurro vuol dire freddo, il colore rosso vuol dire caldo. Nella serpentina esterna il liquido caldo si trova a 40 gradi centigradi e cede calore all'esterno. Nella serpentina interna, questa blu, cioè, scorre vapore freddo a 25 gradi centigradi sotto zero, perciò assorbe calore dall'interno del frigorifero. Nella valvola di espansione il liquido che scorreva nella serpentina esterna vaporizza attraverso un'espansione adiabatica con brusco raffreddamento. Nel compressore invece questo vapore freddo improvvisamente diventa liquido attraverso una compressione adiabatica con conseguente grande riscaldamento. Il frigorifero è costituito da un fluido operante, si chiama refrigerante, che compie un ciclo termodinamico in cui passa dallo stato liquido a vapore e viceversa. Questi passaggi di stato che avvengono nella valvola di espansione nel compressore ne modificano sensibilmente la temperatura, provocandone grande escursione termica, necessaria affinché il fluido possa assorbire calore dall'interno del frigorifero, in quanto qua il fluido è molto freddo, più freddo dell'interno del frigorifero, e cederlo all'esterno, dove invece il fluido diventa molto più caldo dell'ambiente esterno. Quando il fluido passa nell'evaporatore serpentina blu, all'interno del frigorifero si trova lo stato di vapore a bassa temperatura molto minore di 4 gradi centigradi, per esempio meno 25 gradi centigradi. Quando invece passa nella serpentina esterna rossa, si trova lo stato liquido ad alta temperatura, per esempio più 40 gradi, temperatura maggiore della temperatura dell'ambiente esterno. Dunque, tipiche escursioni termiche del fluido sono tra meno 25 e più 40 gradi centigradi. Il vapore freddo sottrae calore all'interno del frigorifero, il liquido caldo cede calore all'ambiente esterno. Le escursioni termiche, i passaggi di stato che avvengono nella valvola di espansione nel compressore, sono provocati da brusche variazioni indotte nella pressione del fluido. Nella valvola di espansione la pressione si abbassa drasticamente, nel compressore invece la pressione si alza drasticamente. Tipiche escursioni di pressione vanno da 1 atmosfera a 8 atmosfere, quindi la pressione qua è 8 atmosfere, mentre invece quando il fluido operante si trova nella serpentina interna, la sua pressione è circa 1 atmosfera. In E, cioè la serpentina esterna, il liquido diventa vapore, vaporizza, mentre in C il vapore condensa in liquido. La valvola di espansione riceve il fluido allo stato liquido e la pressione alcune atmosfere, quindi fluido allo stato liquido, molto caldo, pressione alcune atmosfere. Passa nella valvola di espansione, si riduce di pressione e vaporizza. Ora il vapore si trova a pressione circa atmosferica. Nel passaggio di stato in E il fluido si raffredda molto. La vaporizzazione repentina è una adiabatica in cui il liquido, per spezzare i legami intermolecolari, infatti passa da liquido a vapore, impiega la sua energia interna che diminuisce, ciò causa la diminuzione della temperatura, come quando si spruzza lo spray gelido da una bomboletta, all'interno invece lo spray è liquido. Dal punto di vista energetico, nell'espansione adiabatica il gas compie lavoro all'esterno e, non potendo assorbire però calore dall'esterno, impiega parte della sua energia interna e perciò diminuisce di temperatura. Il compressore fa il contrario, riceve il vapore, lo comprime, gli alza la pressione e lo fa liquefare, condensare. Anche questa è una trasformazione adiabatica, in cui però stavolta il vapore riceve energia dall'esterno anziché produrre lavoro. Riceve energia dall'esterno come lavoro di compressione, non può smaltirla, quindi la immagazzina per creare legami intermolecolari. La compressione riduce il volume del vapore, quindi schiaccia il vapore e lo costringe le particelle ad avvicinarsi facendole legare. Dal punto di vista energetico, nella compressione adiabatica il gas subisce lavoro nel compressore, non potendo smaltire questo lavoro come calore all'esterno, lo immagazzina nella sua energia interna, aumenta di temperatura. Il frigorifero funziona quindi grazie a un fluido operante che subisce forti sbalzi termici in risposta alle variazioni di pressione indotte nei due apparecchi qua, la valvola di espansione e il compressore. In E, brusca diminuzione di pressione, espansione ed evaporazione, stiamo parlando del passaggio attraverso la valvola di espansione, quindi diminuisce la pressione da 8 a 1 atmosfera, il vapore si espande, evapora, diventa quindi vapore, compie lavoro all'esterno, si raffredda, fa lavoro adiabatico, attinge alla sua energia interna. Invece in C, nel compressore, brusco aumento di pressione, questo induce una compressione e una condensazione, e quindi un riscaldamento perché il gas subisce lavoro adiabatico e lo immagazzina nell'energia interna.
Gli sbalzi termici rendono il fluido vaporizzato più freddo dell'interno del frigorifero, meno 25 gradi contro meno 4. E quando invece il fluido passa fuori, diventa liquido, lo rendono più caldo dell'ambiente esterno, per esempio 40 gradi contro 20. Così, quando passa nell'evaporatore, quando il vapore passa in questa serpentina blu, sottrae calore all'interno del frigorifero. Quando invece passa nella serpentina esterna, essendo molto caldo, il liquido cede calore all'ambiente esterno.